ciao, nel video di oggi vi faccio vedere i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. È un assortimento abbastanza ampio, quindi andiamo velocemente. Per quanto riguarda i capelli, ho terminato la lacca della Nivea, questa qui. Diciamo che non mi è piaciuta particolarmente, lasciava abbastanza attaccati i capelli e non li lasciava comunque morbidi e soffici. La tenuta era buona, però erano perché i capelli erano incollati e quindi non la ricompro. Andiamo avanti, ho terminato della Batiste e lo shampoo secco, questo mi piace molto, lo alterno ad altri 2-3 marchi e quindi quando lo ritrovo lo ricompro. Costa, se non ricordo male, sui 4-5 euro, si trova anche a di meno in offerta e mi piace. Lascia un pochino di residuo sui capelli, quindi comunque una volta applicato va spazzolato poi dopo bene, però comunque non è malvagio. Poi soprattutto adesso sono anche più bionda, si vedono di meno, quindi meglio è, meglio è. Un prodotto che ho ricomprato ma semplicemente per usarlo come balsamo e non per le promesse di quello che dovrebbe fare è della Pantene la linea classica, il balsamo in mousse, questo qui. Ho comprato spinta dalla pubblicità, quindi consumismo in pieno stile, e, però non l'ho trovato così... così valido come viene descritto, nel senso sì, fa il lavoro del balsamo, però non è che mi lascia i capelli particolarmente leggeri o più leggeri rispetto ad altri prodotti che io utilizzo come balsamo. Quindi se volete un balsamo, questo può esserlo, ma non aspettatevi un balsamo che lascia i capelli eccezionalmente leggeri. Ovviamente questo è per quanto riguarda la mia esperienza personale, poi magari tu follower che mi stai seguendo, magari i tuoi capelli saranno morbidissimi e mi potrai scrivere qui sotto: guarda, a me invece mi fa l'effetto appunto leggerezza. Andiamo avanti. Ho terminato, ma è stato acquistato solo perché mi sono sbagliata, lo shampoo della Splendor. Io in realtà volevo comprare il balsamo e mi sono sbagliata, ho preso lo shampoo. È uno shampoo senza alcuna lode, lava i capelli, però non ha questo particolare effetto. È uno shampoo abbastanza anche ad ampio raggio, perché comunque è per tutti i tipi di capelli, quindi non è specifico per una tipologia. Non lo ricompro, a meno che non mi sbaglio un'altra volta. Un altro prodotto che ho terminato è della Douglas, l'XL Large, quindi questo qui. Questo ho iniziato ad utilizzarla una volta terminata la crema della Fito e non avendo in quel momento un sostituto, sono ricorsa a questa. Ricordavo appunto che fosse adatta anche per i capelli, leggendo poi indietro le istruzioni mi ha rinverdito questa mia memoria e quindi ho iniziato ad utilizzarla. Devo dire che non ha alcuna differenza rispetto alla Fito, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale. Districa i capelli, li disciplina, li nutre e quindi appunto l'ho trovata molto buona e continuo ad utilizzarla, tant'è che l'ho ricomprata. Ascelle. Per quanto riguarda le ascelle, ho terminato il deodorante in crema della Sauber, questo qui. Questo lo utilizziamo sia io che Marco, ormai penso che siamo insieme da 9 anni, quindi la utilizziamo da forse 9 anni, ok? La utilizziamo ormai da quasi un decennio questo qui, ci troviamo benissimo, compriamo, ricompriamo, dura tantissimo perché ne basta una quantità minima, nonostante siano 30 ml, dura però moltissimo e quindi appunto è diventato il nostro fidato deodorante. Non fa puzzare le ascelle in situazioni di caldo asfissiante, il caldo estivo non ci fa un baffo e appunto ci piace moltissimo. Mi è piaciuto un pochino di meno, ma comunque potrebbe essere un'alternativa non pari ma diciamo un buon sostituto della Licia, l'antiodorante Fresh Therapy, questo qui. Come per il Sauber non l'ho ricomprato perché poi comunque ho continuato a utilizzare nuovamente il Sauber, però comunque se questo fosse un'alternativa, cioè non ci fosse il Sauber e ci fosse questo, lo comprerei tranquillamente. Un prodotto che continuo a ricomprare ormai da anni e che penso che continuerò a farlo per il resto della mia vita è della Dove, il Go Fresh, il deodorante alcol, cetriolo e tè verde, questo qui. Profumazione mi piace tantissimo, resta fresco sulla pelle, non macchia e mi piace tantissimo. Per quanto riguarda invece le
creme viso, ne ho terminate due. Ho terminato della Rivoli, il serum Lumiere, le Visage, questo qui. Questo mi è stato omaggiato dalla, appunto dalla Rivoli Genève, in una sessione di formazione con Douglas, e questa è la confezione all'interno. Mi è piaciuta moltissimo, è durata tantissimo e ne basta poca come quantità. L'ho applicato su tutto il viso e lasciava comunque questo il viso molto, molto luminoso, molto fresco, e si asciugava molto rapidamente. È un prodotto di alta gamma perché comunque costa parecchio, per questo motivo io non lo ricomprerò, però comunque è molto buono. Un prodotto che non mi è piaciuto assolutamente e che non ricomprerò, che mi è stato omaggiato dalla ditta, è della Renlive, il Bottle Lifting Serum, questo qui. Questo ha una confezione che è assolutamente eccessiva per quanto riguarda la quantità di carta, perché questa è la confezione, questo è il prodotto, cioè capirete benissimo che c'è una quantità di carta davvero assurda, anche che sia o meno riciclata, è però comunque tantissima, cioè questa è la confezione, tutto ciò è eccessivo secondo me. Non mi piace perché il prodotto è appiccicoso, ha questo odore di caffeina, di caffè forte, fortissimo, è quasi fastidioso, cioè a me l'odore del caffè piace, però questo in questo caso era davvero eccessivo, e per questo appunto non lo ricomprerò. L'ho utilizzato perché comunque mi era stato omaggiato e perché comunque mi piace utilizzare prodotti nuovi, però non mi è piaciuto. Tra l'altro non ho trovato nemmeno questi grandi risultati, quindi no. Un prodotto che invece abbandono per non mi piace proprio, e lo penso che su questo punto lo butterò perché ormai è là nel dimenticatoio da un pochino di tempo, è il cushion della Kiko, questo qui, forse l'avevo già fatto vedere bocciandolo, non lo so, e non mi piace perché è scomodo da applicare, non è così leggero come dovrebbe essere, lascia sulla pelle una... cioè si stende sulla pelle in maniera oscena, e sinceramente non mi piace perché deve aver sbagliato il colore anche, e quindi non mi piace, quindi lo butto, perché tanto ormai tra l'altro aveva un pao forse di 6 mesi, quindi direi che questi 6 mesi sono più che andati. E ho terminato anche della Pantene le ampolle magiche, le ampolle rigenera un minuto, queste qui mi piacciono moltissimo, le ho iniziato ad utilizzare da poche settimane, e con una cosina di queste ci faccio 2 applicazioni, perché comunque avendo i capelli lunghi di più non vengono, non posso utilizzarla. Mi piacciono moltissimo, mi nutrono i capelli, li lasciano morbidi, districati, e quindi queste ve le consiglio tantissimo. Gli ultimi 2 prodotti che ho terminato sono della Sephora e della Saint Yves. Della Sephora ho terminato le salviettine struccanti e non le ricompro semplicemente perché comunque sto utilizzando altri prodotti per struccarmi, e queste sono rimaste anche macchiate, quindi non mi piace per questo motivo. In più ci mettono un'eternità per asciugarsi, e quindi non le ricompro. E infine, e poi dell'ultimo prodotto della Saint Yves, lo scrub alla bicocca. Questo, che dire, è lo scrub della vita, è un prodotto ottimo. Prima si trovava in Italia, io lo trovavo addirittura al negozio sotto casa, poi è sparito misteriosamente, e adesso io personalmente lo trovo solo su Amazon. Ho trovato un'offerta 3 a 5 euro, 6 euro, una cosa del genere, che è un prezzo comunque bassissimo, e quindi lo compro e lo ricompro. Mi piace anche perché comunque lascia la pelle pulita, ha i microgranuli all'interno, però non sono né troppo grandi né troppo fini, quindi secondo me è proprio lo scrub perfetto. In più c'è in varie tipologie, c'è quello Naturally Clear, quello che combatte le impurità, quello anche che dà un tocco di luminosità al viso, però tutti quanti sono basati sulla presenza del nocciolo di albicocca, e appunto tutto quanto su questo effetto scrub.
mi piace moltissimo, ve lo consiglio e se volete vi metto sotto il link su Amazon dove poterlo andare un'occhiata. Detto questo, ho finito, questi sono i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo, ho parlato per 15 minuti e ci vediamo al prossimo video.